La cosa bella è che la comunità considerava le persone con delle difficoltà come me persone normalissime. Questo mi ha scioccato moltissimo perché io ho detto, sono rimasta meravigliata, ho detto come mai la comunità considera le persone disabili normali? Allora se sono normali loro posso essere normale anch'io. Allora, io vi presento intanto questo amico, che è un artista, si chiama Cesar. Ah, conoscevo, però. Sì, si chiama Cesar con l'accento sulla E, Cesar Meneghetti. E quindi ci siamo ritrovati insieme per iniziare insieme, lanciare insieme quest'idea di questo progetto. E dipingere fa molto bene perché esprime la volontà di fare. L'arte non ha confini. No. L'arte deve vivere sempre. Se uno guarda i miei schizzi, lì c'è politica. Perché ora non ne faccio più in questo mondo, diciamo, si posso nel senso tu sì e io. Io faccio sempre tutti i colori diversi, colori. Quello che viene, o rosso, o giallo, tutti i colori che vengono. L'amicizia, stare sempre insieme, vuole essere bene, fa i quadri. È bianco e nero come piace. O piace più il grigio, l'hai scritto? L'ho scritto. Ti ricordi come mi chiamo? Io vivere! 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 Noi sappiamo che avete anche banali oppure straordinari oppure un po' distorti, non importa, però la cosa interessante è che venga fuori il vostro modo di vedere il mondo. Senza paura, come dicevo dall'inizio, la prima volta che ci siamo incontrati, no? L'arte è il mondo e il mondo ci circonda, cioè rumori, suoni, anche quello è arte, però siamo, cioè, noi siamo presenti. Nella mia vita sono vissuto con i miei familiari. Ho avuto questo cambio di vita perché mia madre aveva un periodo un po' brutto. Cioè mia madre e mio padre. Ho scelto di venire alla casa d'oggio. Non mi ha imposto nessuno di andare via da Tobella Mora. Ma non stavo bene con me stesso, stavo sempre per strada. Io dove abitavo Tuscolana, la gente mi vedeva malissimo. Loro non pensano tante cose che facciamo. Vedi, tante cose mi fa rabbia, questa la gente non vuole non farmi. Il disabile, nel suo stato di escluso, vittimizzato, rifiutato, nascosto, cacciato, istituzionalizzato, cioè messo separato come avviene spesso, è stato reso di natura da una parte per artificio sociale, per verso, è stato reso altro. Quando tu finalmente sei entrata nella normalità, cioè, diciamo nella normalità, tu puoi affrontare il mondo di fuori. Esiste una cosa che ritieni più preziosa di tutte? L'amicizia. Perché? Perché è molto bella, perché l'amicizia non fa restare soli. Però la cosa bella è che se in questa dipendenza quasi simbiotica esiste la libertà, io voglio sapere come si fa. Il mondo per me il mondo per me non esisteva come adesso, la mia esistenza era un'altra, ecco. E quindi adesso io sono nella società e vivo come una ragazza normalissima.
vai a scuola, faccio il teatro, dipingo, dipingo, faccio quadri, vado fuori, dove la comunità mi invita io vado. Insomma, io sono una ragazza determinata. Che cosa che tu per te è prezioso oggi? È la carrozzina. La carrozzina? Questa sono che c'è di sopra. Perché? Perché? Sono tipo delle mie gambe. Io ragazza so chi ti ha fatto, però io capisco come la gente non lo fa. Cioè, c'è bello un po', non ce l'ho, la bocca per parlare ce l'ho. Per giudicare, posso giudicare, qual è il problema? C'è il problema che sono le persone che dice, pensano che non posso giudicare gli altri. E abbiamo fatto una videoinstallazione che rappresenta dove loro ballavano lì dentro, era proprio nell'entrata, però era la porta era chiusa a chiave, dove il visitatore era nella parte esterna. Il futuro cambierà, cambierà tantissimo. Perché il mondo circola dimensioni di menzogne e di verità. Mettiamo una bicicletta, si pedala, perché non capisci il senso della vita. La felicità è quando sono felice di aver aiutato una persona, magari aiutato una persona per quella è la felicità. Voglio far capire. Voglio far capire come sto, come faccio, come vivo. Perché quando si chiede per camminare. Secondo, cambiare vita. Terzo, aiutare l'altra. Tu vorresti chiedere qualcosa a me adesso? C'è curiosità di qualcosa? Vorresti invertire? Io mi metto là, tu ti metti qua di apposta? Sì, ok. Giri intorno a te stesso. No. Ora faccio tutte domande difficili. Perché no? Persone disabili. Traduco bene la domanda. Le persone aggrappate. Ti sei fatto un'idea mentre parlavi con queste persone? Sì. Dentro di te facevi delle domande da solo. Quando ho avuto il primo contatto con i disabili mentali, io pensavo che non sarebbe possibile portare a termine questa cosa, perché era una cosa troppo disturbante per me, era una cosa che mi faceva del male, che mi intristiva, però quando ho cominciato a vederli e conoscerli, loro sono veri artisti, loro sono diretti, loro hanno una potenzialità diversamente abile. Thank you.
Da. Come mai tanti hanno paura del mare? Sì, a me ma quando tocca a tutti. Quel ciclo tocca a tutti. Però devo dire anche a te c'è un po' da quella morte. Perché c'è, perché ti vedi la vita che ti passa osso. Cioè hai anche un soffio. Gli artisti possono usare qualsiasi mezzo. Molto importante è il modo d'uso. Quindi possono dipingere, possono fotografare e mischiare con la pittura, possono prendere degli oggetti come facevano i Dada. Quindi molto, in tutta questa cultura è molto importante che voi usiate, conosciate questo mezzo preziosamente, lo conoscete come funziona e poi forzate secondo quelle vostre necessità. Ognuno di voi scrive il nome sulle scatolina. Sarà responsabile per questo oggetto. Quello che voi vedete qua sarà la vostra visione della realtà. Ognuno può interpretare questa realtà sua come vuoi. L'autoritratto, ossia la autorappresentazione, dovete raccontare chi siete voi a me o al mondo. L'altro che siete voi o io che siete o io che siete voi, l'altro che sono io, devono interagire. E il terzo è l'incontrare dell'altro ritratto. Noi prenderemo un luogo o una cosa di una rappresentazione al di fuori di voi, la moltiplicità degli occhi darà la visione della... perché la realtà, ragazzi, non esiste. Scusa, ma ridicola questa. Perché? La realtà non esiste, è tutta una cosa di interpretazione. Se io chiudo l'occhio, qui Danielina non esiste più, è buio. Adesso esiste. No, ma lì... Ma cos'è la Bienale di Venezia? La Bienale di Venezia è una cosa, è un evento che è il più antico del mondo, dove si riuniscono vari paesi e ognuno gli manda uno o più artisti per rappresentare questo paese. Thank you.
E questo che è? Un grande tronco, o no? Sì. Guarda lì. Guarda quello, se non la faccia che ti guarda. Dov'è? Quello. Ci sono tipo occhi che ti stanno guardando, quello là. E c'è una scritta, sembra che sono le ciglia. Guarda. Sembra che nel mezzo dell'albero ci sia una figura bruciale che ti sta guardando. C'è qualcosa? Lui allora, insomma, dell'albero ha fatto una specie di persona, sì. L'ha umanizzato? Sì, secondo me sì. Sì. Quindi anche l'artista poi, vedi, fa delle cose che si mascherano un po'. E qua è una persona che sta guardando là, dentro lì, che osserva dentro lì. Cioè, secondo te, questa tu lo sai che cos'è una performance? Sì, sì, sì. Perciò, secondo me era a me... Questa performance, secondo te, ha un senso ben definito? Cioè, qual è il significato di loro che reggono questa bandierina per un tot di giorni? Non lo sai trovare, ma ti piace? Fido sì, ma loro che stanno tutte le ore a tenerlo, no, perché è impossibile tenere. Come fanno a tenere tutto il tempo questo? Beh, però forse la performance, visto che è proprio una cosa fisica, a volte anche al limite, forse vorrebbe sottolineare anche questo. Certe volte io capisco certe cose sì, certe cose no, non capisco se va bene o non va bene. Però secondo te chi è che decide se va bene o non va bene? Io non decido da loro due se a loro gli sta bene. Ah, in quel senso, ok. Pensavo fosse un discorso loro potrebbero loro potrebbero dire ci sta bene. Sono d'accordo. Io vado in giro con Cesare a vedere se c'è qualcosa che mi interessa. Guarda che bella, questa qua mi dà male, mi dà luna. Bellissimo. Foto, via. Non volevo io. Bello. È tutto tremante. Ma trema. No, tremo. Schifo, scusa. No, c'è il tremolio bello, però. Non fa niente. Una delle emozioni che ho ugualmente. Va bene. Dell'arte nei laboratori di Sant'Egidio, in questo caso, non è che l'ultimo atto di un lungo processo intrapreso dai membri della comunità di Sant'Egidio che operano volontariamente e gratuitamente fin dagli anni della fondazione. L'entrata in campo dell'artista arriva a questo punto, quando la comunicazione è già attivata, ma la verità è che l'artista, il cosiddetto disabile, vengono a trovarsi in un punto che dona loro un punto di stazione analogo da cui partire per ordire la propria significazione sul mondo e sulla realtà. E che cosa avviene all'artista? Cambia, perde i suoi pregiudizi, crea un'altra opera d'arte delle sue, specifica di questa nuova relazione col mondo dell'arte. Io tu hai visto che tu hai fatto mosso? Vai. Pigio. Pigio? Vai. Vedi, vedi tutto un blur, vedi? Che bellissimo. Aspetta, faccio vedere come mi ha insegnato per circa. Ah, guarda che... Ah, è fantastico. La vedi? Capito, è una specie di... In Brasile si dice abbaixou o santo. Abbaixou o santo. È arrivato uno spirito che ti... In inglese. Sì, che vuol dire che non è un gioco, che è una cosa vera, poi sbloccare al mare, c'è gente che... Beh sì, che la guerra, ma però ci sono delle mani che muovono i soldatini.
Ah, ho capito. Queste sono mani che giocano i soldatini che sono finti, però. E dice che questo qui non è un gioco, è un gioco di guerra. Dice, nell'osservare mio figlio che giocava sulla terrazza con dei soldatini e un carro armato di plastica, mi sono reso conto che i bambini cercano di emulare ciò che vedono nella vita quotidiana. La guerra è diventata paurosamente familiare, ma questo non è un gioco. Bellissime parole. Non è male, hai spiegato bene? Sì. Tu ci sei mai stata a Santa Maria della Pietà? È vicino, non l'hai mai vista? Santa Maria della Pietà? Perché anche quello è stato chiuso quando è stato chiuso questo, con la legge Basaglia. Infatti qua c'è la fondazione Franco e Franca Basaglia, con moglie e marito. Basaglia lo sapete chi era? Sì, sì, sì. Chi era? Quello contro... quello che... quello contro con per queste persone... chiuse in manicomio. Che le voleva far chiudere. Lui le voleva far chiudere? No, voleva far chiudere i manicomi. Certo, le ha fatti chiudere alla fine. Me l'ho sbagliato, voleva far chiudere i manicomi, così le persone non stavano più dentro i manicomi. Sì, penso che è tutta un'altra cosa dove sì, stavi tu. Mamma mia. Però anche dove stavi tu è una palla. Sì. Anche... perché è sempre chiuso. Sì. Beh, chiuso a quattro mura per un bel po' di anni. Ma sta chiusa in una prigione. Te credo, poveracci, sono chiusi. Ma i manicomi non sono ancora peggio perché sei proprio isolato, no? Fino a sì, li chiudono i manicomi fino a che non diventano pazzi. È così, c'hai ragione. Guarda, io l'ho fatto senza sulla pelle mia. Cosa significa dentro scemo e dentro là dentro? Questo. C'hai i piedi cotti. Dania, c'hai i piedi cotti? Vabbè, sono un po' cotti, sono un po' cotti, metti giù. Ma non male. Hai fatto? Sì, sì. Chiudi quell'occhio, metti a dormire. Chiudi, io ne lavo i panni. Io sento la loro purezza, la loro anche ingenuità. Io mi riconosco a volta. Quel che mi è passato da bambina a volte, sono estremamente ingenuo e loro non hanno perso questa cosa, loro non sono capaci di vivere un'altra cosa che non una cosa vera, questo ho imparato man mano, loro sono se stessi ad ogni costo. E alla notte i bambini vanno in questo mondo che gli adulti non lo sanno, perché potarsi loro l'hanno perso questa cosa quando erano bambini, che loro per una notte possono sognare le cose più strane. E anch'io da piccola sognavo, avevo questo sogno di andare via da lì, dall'istituto in cui vivevo, perché volevo andare via in una... sognavo una macchina che portava via, ma non aveva un senso ancora. Ero molto piccola, ero ancora una bambina quando facevo questo sogno. Non ero grande per capire i sogni, quindi io sognavo questo. Poi ho conosciuto la comunità e con loro sono riuscita a realizzare questo sogno che a 40 anni sono andata via, cioè qualsiasi bambino una notte può sognare chissà cosa, diventa presidente, non lo so, diventa un pittore, che ne so. Quando diventa grande poi certi sogni si realizzano, certi si possono realizzare, perché non è una cosa impossibile, è una cosa possibile grazie a persone che poi tu conosci, che ti aiutano, ti danno una mano a realizzare il tuo sogno, il tuo problema, ti aiutano a risolvere i tuoi problemi, che in questo modo io ci sono riuscita, insomma, a uscire dove stavo per conoscere un po' il mondo di fuori, ecco. Questo è molto bello, secondo me.